Parlare di un regista come Elio Petri non è mai cosa semplice, come dimenticare del resto film come Indagini di un cittadino al di sopra di ogni sospetto, La classe operaia va in paradiso, Ciascuno il suo, La decima vittima, fino anche alla proprietà privata non è più un furto. Insomma, una filmografia ricca di grandissimi capolavori per un regista che purtroppo è prematuramente scomparso, che ci ha lasciato all'età di 53 anni. Gli saremo comunque sempre grati per i film da lui lasciati e ci sentiamo di consigliare, in maniera tale da rappresentare un po' la sua filmografia in toto, il bellissimo Todo Modo del 1976, ispirato a un romanzo di Leonardo Sciascia, che si avvale di un cast strepitoso con Mastroianni, Mariangela Melato, Gianmaria Volontè, che interpreta in un certo senso una sorta di alter ego di quello che era allora un leader, ovvero Aldo Moro. Questo film infatti viene considerato un film maledetto proprio perché per certi versi andò a predire il delitto Moro. È un film che parla di potere delle caste italiane, della certa democrazia cristiana, anche se non viene così spiattellata, non viene solitamente da Petri nominato il partito, però è una sorta insomma di grandissima riunione, una sorta di setta politica, dove appunto con la scusa di rinchiudersi in questa sorta di albergo convento, gli esponenti del potere dell'Italia del periodo cercano di rispartire un po' quelli che sono gli aspetti del potere stesso. È un film di fatto estremamente politico, è un film quasi grottesco, è un film che, ripeto, si avvale di un cast strepitoso, dove è difficile scegliere chi tra i tanti spicca. C'è anche un bravissimo Ciccio Ingrassia che è eccezionale. È un film spesso introvabile, un film di quelli che possono passare magari su fuori orario o in tarda nottata. Qua noi abbiamo il DVD, lo consigliamo a tutti. Todo Modo 76, un grande omaggio a un grandissimo, ovvero Elio Petri.